Buon pomeriggio e ben trovati. Siamo live finalmente, dopo alcune prove tecniche di trasmissione ci siamo. Allora, ben arrivati a tutti, io sono Luciano Manunta, sono un consulente alberghiero, mi occupo di formazione, faccio parte di questa associazione da diversi anni che si chiama AIRA, che è l'acronimo di Associazione Italiana Ricettività e Accoglienza. Quindi preparatevi perché fra non molto riceverete molte più notizie in merito. È un'associazione che andrà a annoverare tutte le persone che si occupano di accoglienza e ospitalità, direttamente o indirettamente. Oggi c'è, ed è già arrivata Barbara. Ciao Barbara, housekeeping for Ciao you. Luciano, buongiorno a Anche tutti. perché di che cosa parliamo oggi? Beh, oggi parliamo dei protocolli, delle linee guida. Ma esistono queste linee guida? Esistono questi protocolli? Oppure dovrebbe forse esserci ed essere obbligatorio che ci sia il protocollo del buonsenso, la linea guida del buonsenso. Cercheremo di capire qualcosa di più in merito a tutta questa e in mezzo soprattutto a questa confusione di dati, di notizie, di fake news. Speriamo in questa ora di cercare di fare un po' più di chiarezza nel marasma della confusione della quale noi tutti siamo attorniati sostanzialmente. Allora, cara Barbara, da che parte cominciamo? A me piacerebbe farle un sacco di domande, anche perché sono tante le cose di cui ho sentito parlare, spesso contraddittorie tra loro, no? Da dove potremmo cominciare? Intanto, se effettivamente una linea guida c'è, o se si sta utilizzando, anche e soprattutto da parte di chi si occupa di accoglienza e ospitalità nelle strutture ricettive e non solo, perché possiamo parlare anche di tutto ciò che gravita intorno a queste strutture ricettive. Mi riferisco ovviamente a tutte le tipologie di servizio che noi dobbiamo offrire, ma che necessitano di supporti altamente professionali, lavanderie, prodotti per le pulizie, di cui credo tu abbia molte cose da dire. Quindi a te la scelta di decidere da che parte cominciare. Allora, buongiorno a tutti. Da dove cominciare? Dal principio, ovvero non esistono ancora delle vere linee guida. Ci sono dei suggerimenti al momento, che significa si suggerisce di pulire le zone da pulire con, tra virgolette, sapone, quindi detergenti. E successivamente disinfettare con perossido di idrogeno oppure ipoclorito di sodio oppure etanolo al 70%. E qual è il problema? Il problema è che si confonde il perossido di idrogeno con la semplice acqua ossigenata, si confonde l'ipoclorito di sodio con la semplice candeggina, si confonde l'etanolo al 70% con il semplice alcol. E questo che mi preoccupa più di ogni altra cosa, perché chi ha sempre utilizzato prodotti per le pulizie a livello professionale, logicamente si avvarrà di prodotti disinfettanti a livello professionale e qui non ci piove, siamo tranquilli, siamo sereni. Chi invece, come purtroppo ho visto proprio 2 sere fa ad una trasmissione visiva, quindi ad un programma di notizie, fanno vedere una signora che ha un negozio di abbigliamento, di scarpe, non mi ricordo più che tipo di negozio fosse, che utilizza la semplice candeggina acquistata al supermercato diluita in acqua. Ora, la candeggina è al 97% acqua e al 3% c'è una parte di cloro. Se io la diluisco ulteriormente, probabilmente già non funziona come disinfettante, perché non è un disinfettante la candeggina. La candeggina è uno sbiancante, uno schiarente, una cosa che toglie le macchie. Nel momento in cui la utilizzo come disinfettante, perché nei suggerimenti delle linee, non ancora linee guida ufficiale, nominano questo elemento come disinfettante, ovviamente la persona che ignora la reale consistenza della candeggina, opta per acquistare la candeggina e diluirla ulteriormente. Il cloro, oltretutto, è una sostanza effervescente e l'effervescenza ad un certo punto svanisce. Quindi effettua
il sistema di disinfezione nel momento in cui ancora è effervescente. Dopo che non è più effervescente, non disinfetta più. Non mi risulta che versando la candeggina su una qualsiasi superficie crei quella schiumetta che è appunto l'effervescenza, quindi non ci siamo. È importante sicuramente utilizzare prodotti professionali e non prodotti da supermercato. Ormai questa è una cantilena che ripeto tutte le volte che vado in diretta. Ma è importante non confondere lo sporco di una casa con lo sporco di una struttura ricettiva. In casa siamo i soliti personaggi che girano per casa, quindi proprietari di casa, tra virgolette. In strutture ricettive sono più persone di vario genere, quindi di varie abitudini, persone più o meno sane, più o meno malate, più o meno pulite, più o meno sporche. Quindi immaginiamo tutte le cose che si, i germi che si uniscono ad altri germi. Che cosa accade in una camera? Serve quindi pulire di norma con prodotti studiati per pulire questo tipo di sporco. Tra l'altro, legalmente dobbiamo utilizzare prodotti che ci diano delle schede tecniche, delle schede di sicurezza, delle schede di tossicologiche, scusate, a seconda di cosa stiamo utilizzando. E se andiamo al supermercato a comprare Cippe Ciappe e Paverino, non abbiamo una scheda tecnica. Qualsiasi prodotto noi acquistiamo in supermercato, non abbiamo una scheda di sicurezza né una scheda tecnica. La legge ci dice che nelle strutture dove lavoriamo, le schede devono essere a vista e quindi devono essere in ogni luogo dove conserviamo i prodotti. Se non abbiamo il prodotto giusto, non abbiamo la scheda tecnica. Se succede qualsiasi cosa e ci serve andare in ospedale o al centro veleni, non abbiamo una scheda tecnica se non abbiamo un prodotto industriale, professionale. Altra cosa da dire è che sicuramente il metodo di pulizia non dovrebbe effettivamente cambiare perché dovremmo già pulire bene. Dovrebbe essere in aggiunta il passaggio del disinfettante. Quindi realmente, se facciamo il nostro lavoro in un certo modo, non cambia nulla, continueremo a lavorare in un certo modo. Sappiamo però purtroppo che molto spesso la cameriera Piani non utilizza i DPI, dispositivi di protezione individuale o DPI a seconda di chi li nomina. Il dispositivo di protezione individuale ad oggi a disposizione di una cameriera Piani o di un facchino, perché esistono anche loro, quali sono? I guanti? Proteggere le mani, l'eventuale mascherina perché potrebbe servire per alcuni prodotti, per non inalare alcuni prodotti, l'eventuale occhiale di protezione per appunto gli occhi nel momento in cui usiamo degli acidi. Effettivamente i DPI che vanno utilizzati oggi sono gli stessi di ieri. La differenza è che ieri ci si permetteva di dire i guanti mi stanno scomodi, non riesco a sentire lo sporco. Qualsiasi scusa era buona per non usare DPI. Oggi sicuramente la cameriera avrà paura e utilizzerà i DPI. So che forse vuoi presentare una persona, Luciana. Poi proseguo. Avevo tolto l'audio, quindi parlavo a vuoto. Ecco, e si è già introdotto. Ciao Fabrizio, ben arrivato direttamente da Orio Team. Ciao, ciao, buona giornata. Buongiorno Fabrizio. Ben trovato. Esatto, Hai trovato buongiorno. traffico, di la verità. C'era traffico. Esatto, c'era traffico perché tutti si muovono e tutti che vogliono andare negli alberghi vogliono ripartire. Almeno questa è la speranza che Accidentati. abbiamo tutti in cuore. Speriamo. È proprio vero, è un lontano ricordo sto Covid, eh? Ricordate fino a poco tempo fa che eravamo segregati in casa, gli alberghi chiusi, adesso Sì, invece siamo ripartiti alla grande. No, è già una trasmissione del futuro questa qui, in effetti. comincia esatto, almeno comincia a esserci un po' più. Esatto. Barbara, allora approfitto di questa interruzione per tornare un po' indietro rispetto a ciò che hai citato all'inizio, che è una cosa che a me interessa molto e spero che tu possa dare anche una risposta per fugare ogni dubbio da quella che è una mia curiosità. Hai fatto cenno prima al perossido di idrogeno, Sì. giusto? Ok.
Allora, da più parti ho sentito dire che bisogna comunque fare un distinguo, comunque sottolineare l'importanza che il perossido di idrogeno sia depurato dagli ioni d'argento, perché questi pare siano pare abbiano un alto potere cancerogeno. Ora, siamo diventati tutti medici, virologi, però credo che sia importante saperle queste cose anche perché molti devono ancora decidere su quale tipo di trattamento dare come valore aggiunto rispetto ad esempio al trattamento all'ozono o altre forme di nebulizzazione, ad esempio. Che cosa ci puoi dire qualcosa di più sul perossido di idrogeno, appunto? Grazie. Prego, dirò semplicemente una cosa. Se è contenuto in un prodotto chimico studiato da un'azienda che produce prodotti chimici per pulizia e disinfezione, è pressoché innocuo. Se viene utilizzato nella maniera corretta, è pressoché innocuo. Anche il cloro, anche la candeggina famosa è cancerogena. Fino a ieri non potevamo più usare candeggina e ammoniaca nelle strutture, ma comunque ovunque per le Erano pulizie state bandite, letteralmente. perché sono cancerogene. Oggi all'improvviso impazziscono tutti e comprano la candeggina per disinfettare. Oltretutto pensiamo anche ai bambini che toccano per terra e mettono le dita in bocca, si mangiano la candeggina. Pensiamo agli animali che si leccano le zampe, che si sdraiano per terra. È veleno il cloro, così come lo è il perossido di idrogeno, così come l'alcol va in fiamme. Quindi è impensabile pensare di utilizzare direttamente questi principi attivi come disinfettanti. Vanno utilizzati nei prodotti studiati appositamente. Allora sì, non sono più dannosi come dovrebbe, come invece eventualmente lo sono. Di sicuro va saputo usare il prodotto. Non posso pensare di igienizzare una superficie senza averla prima pulita. Quindi dobbiamo comunque pulire, successivamente igienizzare. Molti dicono: non c'è un prodotto che posso fare tutto con quel prodotto. Sì, c'è, esiste, ma costa un accidenti. Quindi già siamo in un problema economicamente, siamo tutti a terra perché in un modo o nell'altro ha toccato il nostro portafoglio. Quindi se un albergatore, un'azienda qualsiasi ha da prendere in considerazione di acquistare i prodotti giusti, deve acquistare i prodotti giusti mantenendo comunque, sapendo che aumenta il costo, aumentano i prodotti, comunque mantenendo una certa cifra. Nel momento in cui vado ad acquistare un prodotto che con tutt'uno faccio tutto, quel prodotto costerà un accidenti. Perché? Perché i principi attivi per la pulizia, detergenza e per la disinfezione dovranno essere molto più alti dentro in quella concentrazione, quindi logicamente costerà tutto di più. Allora, è sufficiente mantenere il tipo di prodotto industriale che si utilizzava prima per le pulizie in aggiunta un prodotto per disinfettare. Parlavi dell'ozono, parlavi di altro genere di le linee guida fantomatiche, perché ancora non sono confermate, non nominano né l'ozono, né l'atomizzatore né vaporizzatori, non nominano nulla. Ma perché non lo nominano? Perché ad oggi non c'è nulla di certo contro questo virus. Pertanto non si possono esporre. Di sicuro l'ozono inattiva virus e batteri. Di sicuro utilizzare una macchina d'ozono ci permette di fare un'igienizzazione di secondo grado. Se utilizziamo un atomizzatore, ci permette di avere una igienizzazione di secondo grado. Devo comunque prima effettuare quella di primo grado, ovvero quella con spray, microfibra e passo disinfettante nei punti critici. Punti critici quali sono? Le maniglie, tutte, porta, finestre, balconi, armadi, cassetti, maniglie in genere, interruttori della luce, chiavi, che siano meccaniche o che siano i beige. Quindi ricordiamoci che le chiavi difficilmente le disinfettiamo negli alberghi. Ci dimentichiamo completamente l'idea di disinfettare le chiavi, sia quelle per gli ospiti, sia quelle per gli stessi operatori. Non ricordo molto spesso io stessa,
per mai pulito il mio beige. L'ho fatto 2 o 3 volte in tutta la mia carriera. Perché? Perché o mi è caduto su qualcosa, altrimenti comunque ce l'avevo sempre io in tasca, via, come penso più o meno ognuno di noi. Quindi non abbiamo dato la giusta importanza in alcuni momenti. Oggi dobbiamo. Oggi, faccio l'esempio, se io sono stata ieri mattina, sono andata a fare un acquisto, per la prima volta dopo tutti questi mesi non ero mai riuscita a far compiere, e al momento di digitare il PIN del bancomat mi sono detta, non ho i guanti. Cioè mi è venuto il pensiero di dire, caspire adesso. Ecco, quindi sostanzialmente oggi abbiamo un po' più timore di quello che sta accadendo, ed è giusto che lo sia, questo deve portarci non a vivere male, ma a porre più attenzione a determinati fattori. Di sicuro, e vedo qui Fabrizio Famularo, quindi mi dirà qualcosa anche lui sicuramente, di sicuro non possiamo più permettere al personale di trattare male la biancheria delle camere. Non è più possibile vederla sbattuta per terra, usata come stracci, usati come pulisci davanzali o pulisci balconi, usata come materiale per spolverare o materiale per asciugare i sanitari. Quindi sicuramente è da valutare il fatto che bisogna usare dei microfibra e non asciugamani. Per quanto riguarda la pulizia, la sanificazione, se così vogliamo proprio chiamarla, ma non sarà mai una vera sanificazione, l'igienizzazione delle camere, degli spazi comuni, non è ancora chiaro se possiamo farlo noi direttamente o se deve arrivare un'azienda certificata, perché ancora non è chiaro questo fatto. Non è ancora stato chiarito se la deve fare questa pulizia, questa sanificazione, un'azienda esperta o il datore di lavoro. Perché in base a quella legge, correggetemi se sbaglio, se avete altre notizie, c'è scritto che viene fatta da un'azienda specializzata oppure dal datore di lavoro, dalle persone di quella zona, di quell'ambiente. Ora, sono nati talmente tante aziende, ma talmente tante aziende improvvisamente sono sanificatori. Io ho visto albergatori diventare sanificatori, ragazzi, che fino a ieri venivano nella tua struttura e ti devo dire come si pulisce. Ti dico che stai usando il detersivo del supermercato e oggi fai il sanificatore. Cioè, c'è veramente da avere paura. Allora, il mio consiglio è, se vi affidate ad aziende che si spacciano o che dicono di essere aziende per la sanificazione, chiedete il codice Ateco. È da fare attenzione al fatto che queste persone abbiano già esperienza. Ci sono tante aziende con precedente esperienza. Altra cosa che voglio dire, poi fermatemi, ditemi quando devo dar parola. Sì, sto per fermarti, vai. Okay. Ecco, altre cose che sono molto importanti. La biancheria sicuramente dobbiamo smettere di usarla, perché quando usiamo la biancheria, al di là del fatto che se abbiamo un'azienda giusta, la biancheria viene lavata in un certo sistema, e non sarò io a raccontarlo, ma probabilmente Fabrizio. Se abbiamo l'azienda sbagliata, probabilmente quella biancheria rimarrà poco igienizzata. Bene. Grazie Barbara, hai dato diversi spunti dai quali ripartirei. Hai fatto cenno ad esempio ai prodotti industriali, ma noi adesso pari pari passeremo alla lavanderia industriale, e qui chiameremo in ballo Fabrizio. Rispetto a quello che dicevi sull'utilizzo assolutamente improprio anche della stessa biancheria, vorrei ricordare che non sono solo gli operatori dell'albergo che ne fanno spesso, forse troppo spesso, più che uso abuso, ma mi riferisco anche all'inciviltà di molti ospiti che lo utilizzano per spolverare le proprie scarpe, per pulire tutto quello che è possibile e immaginabile. Quindi spesso credo che uno dei problemi più grossi sia cercare di rimuovere queste macchie che si vengono a creare, anche perché vengono a contatto con delle sostanze, luci da scarpe su tutti, che non è assolutamente facile. Ora, credo che
da che io sappia, ed è da diversi anni che ci lavoro, la serietà di una lavanderia passa anche attraverso non solo la tempestività del servizio che solitamente viene richiesta dall'albergatore, ma anche dalla cura che ha di tutto ciò che dà incomodato d'uso, spesso, e che deve, oltre a recapitarla puntualmente, fare in modo che questa sia in perfetto stato, no? Allora, la domanda sorge spontanea, e questa ovviamente per Fabrizio. Fabrizio, io presumo e credo che la risposta sarà abbastanza scontata, ma non, probabilmente no. Voi avete apportato delle modifiche in seguito a quello che sta succedendo, per essere ancora più chiaro. Credo che abbiate sempre operato in maniera molto seria, no? Ma adesso avrete sicuramente preso qualche accorgimento in più, anche per rasserenare, se vogliamo rassicurare ulteriormente anche la bontà del vostro servizio e la perfetta igiene, chiamiamola così, di ogni singolo lenzuolo, ogni singolo tovagliolo, ogni singola federa, ogni singola asciugamano, bidet, accappatoio e quant'altro. Che ci dici, Fabrizio? Allora, diciamo che per me la domanda è, diciamo, è un assist, è una cosa che mi fa piacere perché in tutti questi anni, diciamo, ci siamo sempre spesi nella ricerca di tutti quegli strumenti e certificazioni che potevano dare poi le garanzie al nostro cliente, quindi all'hotel e lui a sua volta al cliente finale per garantire tutta una serie di sicurezze, no? Nell'ambito della sicurezza, diciamo, igienica, per quello che stavi dicendo tu, diciamo, noi avevamo già e quindi le lavanderie industriali, perché quando diciamo questo, diciamo, lavanderia industriale, appunto, dobbiamo anche cercare di definire cos'è una lavanderia industriale e quindi quale dovrebbe essere la scelta dell'albergatore quando va a selezionare una lavanderia industriale e non solo il quanto costa. Perché chiaramente una lavanderia industriale uno dovrebbe, visto che è un servizio importante, dovrebbe incominciare a capire, fare una visita, andare in azienda, rendersi conto di cosa c'è in azienda e di come gira. E quindi magari si poteva già rendere conto che magari avendo fatto una scelta non solo di prezzo, ma magari aveva visitato l'azienda prima e magari si rendeva conto che c'erano dei flussi, flussi di sporco, flusso del pulito. Una gestione di separazione di questi flussi all'interno della lavanderia e magari già anche nell'albergo per chi già lavora con delle lavanderie appunto, che hanno queste certificazioni. Dopodiché c'è la parte del lavaggio e lì appunto entriamo nell'ambito e dici sì, ma io certifico perché faccio certificare a chi mi fornisce i prodotti che la biancheria è igienizzata. Però quando parliamo di certificazione di controllo, come oggi anche l'OMS o alcune linee guida che sono uscite da parte di Federalberghi, Assotel o Confindustria Alberghi, che danno indicazione comunque lavare minimo 60 gradi, da 60 a 90 o utilizzando dei prodotti, questa cosa è un po' soggettiva e oggi è poca cosa rispetto a una garanzia che tu devi dare poi a un cliente che deve venire a soggiornare e soprattutto la serietà, cioè io devo dare a te delle garanzie, cioè non basta la parola di Fabrizio che dice a Luciano: guarda che questa biancheria è sanificata perché l'ho lavata a questa temperatura, ho usato questi prodotti. Ci vuole un ente terzo e nel caso appunto per quanto riguarda il lavanderino industriale c'è una norma unica, è la 14.065 e quindi è una norma a livello europeo. Poi ci sono questa norma è seguita dalle linee guida di Assosistema, che è l'Associazione delle Lavanderie, che l'ha ristretta e ha dato delle indicazioni precise per la gestione della biocontaminazione, quindi di tutti i parametri che devono essere garantiti sulla biancheria, per avere a questo punto una biancheria che oltre al comfort, no, nella scelta che poi l'albergatore fa, ci sia anche una sicurezza igienica, ma non rispetto a quello che dice Fabrizio Famularo, ma rispetto a una norma UNI, e ha una certificazione, ha dei protocolli, ha dei controlli che poi la lavanderia è soggetta per poter fregiarsi di questa certificazione, perché altrimenti non te la danno. Oggi,
non puoi avere la marcatura CE, perché lo vediamo che nella mascherina, e quindi a quel punto dire io ti vendo questa cosa e CE perché te lo scrivo su un foglio. No, ci devono essere, e c'è un ente terzo che certifica questo. Di conseguenza, oggi, che soprattutto in questa situazione, diciamo che questa certificazione dà una garanzia importante rispetto a quello che tu mi chiedevi, perché dà una sicurezza igienica al nostro ospite e abbatte tutte quelle che possono essere le presenze, diciamo, di virus patogeni, di problematiche, di muffe, di tutto quello che ci può stare appunto su una biancheria. E quindi questo appunto va a garanzia della qualità igienica del prodotto. Per questo, se avete poi voglia e cercate appunto le linee guida di Assosistema 14.065, trovate anche un protocollo, oppure poi ve lo posso mandare, o se mi mandate chi lo volesse mi può mandare una mail su info@orioteam.it, posso anche inviarlo. È un protocollo che ha messo a punto Assosistema, dove va a spiegare un po' più nel dettaglio la bontà, no, di questa certificazione, di cosa fa, e dà anche delle indicazioni a livello generale. Perché poi qui c'è anche l'altro aspetto, no, che oggi noi come lavanderia, e anche in questo documento, non ci limitiamo solamente a dire bene, è lavata, è certificata, quindi per il normale utilizzo, e diamo una garanzia al cliente finale. Dopodiché c'è anche l'aspetto che dice, bene, in albergo posso gestire delle situazioni dove ho dei sospetti Covid. Quindi a questo punto c'è anche una procedura che potete trovare anche in questo documento, che prevede che sospetto Covid, quindi ci vuole un sacco idrosolubile dove va messa la biancheria della camera che hai individuato come sospetta perché ci ha soggiornato qualcuno o che ha avuto la febbre o che c'è stato qualche problema, quindi, e lo posso usare per qualsiasi tipologia di problematica, anche se non fosse il Covid, ma anche per altre situazioni che ci possono essere anche in futuro. Quindi non so cosa ha questa biancheria, la prendo, la metto in questo sacco idrosolubile, lo chiudo, poi c'è un sacco monouso dove viene inserita, e dove viene inserito questo sacco, viene chiuso, e poi sul sacco c'è la possibilità di scrivere comunque la tipologia di inquinamento che la biancheria ha avuto, quindi se è un discorso di sospetto Covid piuttosto che di altre problematiche. Quindi questo un po', diciamo, il quadro generale per quanto riguarda la parte lavanderia. Legata all'utilizzo improprio della biancheria, è riportato anche a oggi, l'hanno riportato anche nei vari protocolli, anche perché non è, tra virgolette, professionale e non è un qualcosa di positivo da vedere per il cliente, che viene usata la biancheria a pulire, quando oggi stiamo invece cercando di guardare a una pulizia professionale della camera e non una pulizia improvvisata. Molto bene, grazie Fabrizio. Ci sono alcuni partecipanti che chiedono, fanno delle considerazioni o comunque chiedono delle lucidazioni. Dimentichiamoci il tassametro per la pulizia locale. Sì, certamente sì che ci dobbiamo dimenticare. Le tempistiche sono cambiate completamente. Poi qui, altra osservazione messa in primo piano, negli hotel con procedure valide la pulizia degli hotel era già di qualità prima del Covid, con processi di igienizzazione e sanificazione. Qui credo che Barbara abbia da storcere un po' il naso. Infatti lo sto storcendo. posso dire, Luciano, anch'io vorrei aggiungere una cosa che mi sono dimenticato, che poi quando parliamo di letto e di manutenzione, cioè dobbiamo pensare anche a tutti quei prodotti, copri materasso, copri cuscino, piumino, tutti questi aspetti che non ho citato prima, ma che nel protocollo di Assosistema poi trovate, che danno anche delle indicazioni e consigliano il lavaggio, perché appunto rispetto a questa affermazione, no, fatta in questo momento,
Diciamo che magari prima non c'era un protocollo e anche in questo caso una frequenza, no? Di dire lavo il piumino ogni quanto, cambio il cuscino o il copricuscino o il coprimaterasso. Magari in alcune strutture non era nemmeno previsto. Esatto, infatti. Allora, innanzitutto rispondo al commento che c'è su, prima che lo perdo. Dice, avendo lavorato in albergo, la vedo dura disinfettare tutto con le tempistiche a disposizione, sarà dura. È vero, con le tempistiche a disposizione non è sicuramente possibile pulire e disinfettare, ed è uno dei messaggi che continuiamo a mandare in rete a direttori di hotel e direttori di outsourcing, che però dipendono sempre poi dal direttore dell'hotel, sul discorso tempistica. È logico che se mi dai 15, 20, 25 minuti per fare pulizia e igienizzazione, in base poi al tipo di camera di cui mi trovo a pulire, logicamente il tempo non è più sufficiente. Aumentano i tempi di lavoro. Per quanto riguarda la persona che prima diceva esiste già negli alberghi l'igienizzazione, chapeau a chi lo fa, ma proprio non mi è ancora capitato di trovare strutture che effettivamente portino all'eccellenza tutto quanto. Mi è capitato di lavorare in alcune strutture dove sono molto attenti, dove c'è l'attenzione al codice colore, dove c'è l'attenzione al prodotto da utilizzare lì piuttosto che là, dove c'è il lavaggio continuo dei panni, dove c'è addirittura il cambio della divisa, ragazzi, che vogliamo parlare delle divise. Ci sono camerieri piani che hanno la stessa divisa per giorni consecutivi fino a che riescono a riposare. Se saltano in riposo, poi si tengono sempre quella sporca puzzolente addosso. Perché? Perché non gli si dà neanche la sporca. Quindi, se andiamo a vedere questo, sì, ci saranno sicuramente delle strutture che fanno attenzione, a parte qualche strano passaggio che comunque si salta, probabilmente sì, ma come dice Fabrizio, che molto spesso non si cambiano i copricuscini e i coprimaterassi. Signori, spesso non ci sono, eppure dovremmo averli. Ogni quanto si cambia un copricuscino, ogni quanto si cambia un coprimaterasso, di norma, anzi di abitudine, quando è macchiato. Perché se c'è il capello o se c'è il puntino, prego le mani. Se la bava del cuscino si nota poco, si gira dall'altra parte. Perché ragazzi, funziona così, è inutile che ci stiamo raccontando. Allora, oggi dobbiamo sicuramente fare attenzione. Non potremo sicuramente avere tutti i cambi dei coprimaterassi e tutti i cambi dei copricuscini, perché non ci sono, purtroppo le aziende non ce li hanno, e non è oggi con la mancanza di incasso che vanno a fare una spesa del genere, ma quantomeno utilizziamo dei virucida, cerchiamo comunque di dare una cadenza e dire ogni X tempo si lava, si fa il giro dei coprimaterassi. Ma almeno utilizziamo un virucida da nebulizzare sul coprimaterasso, sul cuscino. Bella, posso rispondere a una domanda che è arrivata su un commento? Qualcuno dice... Se aumenterà lo stipendio? Esatto. Brava, io non so se posso fare i nomi di chi scrive, però comunque brava a fare questa domanda. Aumenterà anche lo stipendio delle cameriere, perché si tratta di questo, lavorare di più ma pagate meglio finalmente. Anche su questo la vedo dura. Beh, io spero... Ma spero veramente che se è necessario perdere più tempo nelle camere, utilizzare più tempo, che venga pagato il personale. Sappiamo bene come funziona il fattore tempistica. Sappiamo bene che viene stabilita una tempistica tra società outsourcing e hotel, e sappiamo anche che spesso questo tempo è calcolato male, o meglio, magari ci potrebbe anche essere il tempo giusto, ma spesso non si hanno le attrezzature per riuscire ad arrivare a restare nelle tempistiche. E molto spesso si ha l'attrezzatura, ma non si ha la formazione, per cui questa cameriera fa avanti e indietro talmente tante volte dalla camera che perde tantissimo tempo. Bene, allora... Abbiamo parlato adesso di aumento di stipendi, quindi
Potremmo dire anche aumento dei costi per l'albergatore. E chi meglio del padrone di casa, e cioè di Alberto Lavornia, ci può dare qualche delucidazione in più rispetto anche alle linee guida del buonsenso di cui prima, a cui prima facevamo riferimento. Adesso noi con una magia incredibile facciamo apparire Alberto Lavornia. Vediamo un po' quanto, in quanto tempo e quanto veloce sarà. Alberto, se ci sei, batti un tasto. Sta per entrare, eccolo qui. Grazie dell'invito, Ciao a Alberto. tutti. Buongiorno. Allora, Alberto, adesso un piccolo intervento ti tocca, perché abbiamo affrontato, abbiamo visto anche due punti di vista relativi alla sicurezza, all'igiene, all'organizzazione. Tu che cosa puoi aggiungere relativamente a quelli che poi saranno i costi da affrontare per poter garantire e quindi rassicurare che il servizio, che la struttura ricettiva, alberghiera o extraalberghiera che sia, sarà assolutamente efficace, quindi potrà, se non altro, non dico garantire perché oggi non si può garantire assolutamente nulla, ma che utilizzi tutto quello che è possibile per essere meno approssimativi possibili. Ecco, mettiamolo in questi termini. Di base siamo ad oggi senza avere ancora un protocollo ben definito in mano, siamo sul più 20, più 30% i costi per l'outsourcing e la sanificazione in generale. Quindi per quello che mi riguarda, sentendo un po' i colleghi, quindi non è poco alla fine. Quindi questo è quanto. Poi, fra poco arriverà anche Umberto, parleremo di ristorazione insieme a Barbara e Fabrizio, che verranno coinvolti anche loro perché c'è anche il tovagliato, c'è anche come pulire il ristorante e così via. Eccomi. Buongiorno Buongiorno Umberto. a tutti voi, come va? Tutto bene, aspettiamo di ripartire grande perché ripartiremo, Sì, sicuro, sicuro, si parte, si parte. L'importante è avere una meta ben precisa, poi anche il deserto diventa una strada. Esatto. Da dove Quindi partiamo? io direi a questo punto qua, direi che c'è Umberto, quindi di cosa parlare con Umberto? Orazione. Quindi ci è giunto anche l'INAIL, questo bellissimo documento dove si parla di tutto e di niente. Quindi si parla di non usare il buffet, si parla di passare da 1,20 m a 4 m². Quindi dovremmo avere una piazza d'armi per fare ristorazione. Ma parliamo in modo generico. Quindi Umberto, a te la palla e facci qualche consiglio, in primis a livello di operatività. Poi, visto che abbiamo i professionisti del pulito, permettimi questa frase divertente, consigli anche, ok, quindi non solo c'è la complicazione nel gestire spazio e operatività, ma si unisce anche poi come pulire la nostra sala breakfast piuttosto che altro. A te Umberto. Beh, allora, innanzitutto buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e anche a voi. È un piacere comunque sempre condividere quelle che possono essere le nostre direttive, le nostre realtà, le nostre sensazioni. Beh, io farei già dei punti abbastanza importanti, cioè il buffet sì, buffet no, 4 metri, 3 metri, eccetera. Io tendenzialmente partendo, diciamo, dal breakfast della mattina. Il buffet lo terrei in un modo un pochettino più intelligente, nel senso che anziché buttare fuori tantissima roba così a cielo aperto, mettere forse qualche operatore in più dietro ogni station, cioè la panificazione, il pane, le verdure, la frutta, eccetera, e cercare di farle anche al momento con un operatore dietro, chiaramente che abbia tutte le precauzioni che vengono chieste, quindi la mascherina, il guanto e cercare di avere un minimo di paratia di fronte che il cliente vede, indica, te lo preparo e poi dal cameriere te lo faccio portare al tavolo. Quindi è molto più un servizio forse un pochettino più
tailor made, proprio fatto un po' su misura. Nello stesso tempo i succhi, le spremute, le centrifughe vengono fatte proprio così al momento, il bicchiere di sotto, comunque esistono sul mercato macchine che possono anche la spremi agrumi, per esempio tu pigi il bottone, ti metti sotto il tuo bicchiere, lo tiri fuori e te ne vai. Il pane è la stessa cosa, te lo taglio lì davanti al momento, comunque sempre con la mia, con le dovute distanze, e automaticamente il buffet prende una forma, secondo me deve prendere una forma un pochettino più intelligente, più responsabile, e nello stesso tempo che ha più un po' di interazione col cliente, perché se voi guardavate prima il buffet era lì, c'era uno che guardava a vista il cliente cosa prende, cosa non prende, punto e basta. Invece lì hai l'opportunità di poter dialogare col cliente, chiedere cosa vuole, e nello stesso tempo tu glielo prepari e glielo fai portare al tavolo, facendo anche così, come si dicevano in altre scambio di idee, di opinioni, il cliente evita anche di farsi il piattone proprio da cofana, perché si sente un pochettino osservato, per dire ma mangio di più, mangio di meno, e quindi i costi di quello che possono essere il food che viene messo fuori indiscriminatamente, che comunque sempre il buffet deve essere sempre pieno, perfetto, comunque, che poi dopo alle 10, 10 e mezza, 11, fino alle 11 devi tenerlo perfetto, poi quando torna dietro la roba è ossidata, è secca, è brutta, ha cambiato colore e butti. Quindi io credo che una logica di questo tipo, cioè un buffet, diciamolo così, un po' assistito da una, due, tre persone dietro, che può essere il cuoco o un cameriere che ha avuto formazione per poter fare questo tipo di lavoro, si spende un po' di più sugli human resource, ma si ridimensiona un attimino un po' su quello che è il food cost, perché hai meno sprechi, quindi è un buffet un pochettino più responsabile, io direi, e la gestione del buffet deve essere un pochettino più intelligente, mettendo dietro le persone, dove tu comunque, facendo il servizio di proprio di one to one con il cliente, riesci ad avere anche un meno consumo, quindi meno consumi. Nello stesso tempo, poi dopo, alla fine, siamo anche sempre qui. Poi dopo ci si sconfina un attimo su quello che è poi il room service. Sconfinandosi poi sul room service diventa un po', non dico un problema, però tendenzialmente cercare di riattivare quello che erano fino a qualche anno fa, cioè quelle, le chiamavano le cravatte, dove tu dici compila quello che vuoi, durante la notte passa l'addetto, il facchino notturno, eccetera, e tu quando arrivi alle 6 di mattina al tuo room service cominci già a preparare, ma cominci già a preparare con dei piccoli o semplici, oppure dei box breakfast molto carini, dove tu glieli consegni chiusi, sigillati, automaticamente il tuo food tu ce l'hai già preparato lì. Chiaro, ci vuole un po' di programmazione, organizzazione e pianificazione un po' a monte, ma del resto era quello che l'ospitalità ci chiede: pianificare per avere ospitalità, per dare un servizio, per avere più personalizzazione su quello che è il nostro cliente. E maggior ragione di più che quando si andrà a fare i booking sulle camere, come fanno nelle migliori compagnie aeree del mondo, quando tu sei lì, a un certo punto, quando fai i voli intercontinentali, cominciano già a chiederti che religione sei, sei vegetariano, sei vegano, cosa mangi, cosa non mangi. E lo stesso lì, quando tu farai poi il tuo booking sui le varie piattaforme, qui sarebbe da chiedere, oppure quando noi sappiamo che arrivano clienti in albergo, al momento del check-in gli si dice: senta, per rendere il soggiorno più gradito a lei, cosa preferisce la mattina? Cos'è più allergico a questo, quell'altro, quest'altro? E lì cominci a confezionare un profilo dove tu sai che la camera 320 o la 333 ha comunque questa linea di alimentazione, questi hanno, praticamente crei il profilo del cliente, la prossima volta che torna hai già una statistica. Per quanto riguarda invece i tavoli sui buffet, i tavoli al ristorante, le divise dei camerieri, tutte queste cose qui, come diceva giusto Barbara, ogni servizio tendenzialmente pure ogni giorno tu devi cambiare. Qui bisogna ritornare, non so, Albi, ve lo ricordate anche voi, quando si andava alle scuole alberghiere, ti facevano vedere: fammi vedere le mani, fammi vedere la divisa, te la sei cambiata? Sì, no, vai a cambiata, torna indietro, lucida le scarpe. Beh, eravamo un po' abituati così a essere un pochettino, a sciallare certe cose. Bisogna ritornare ad avere un'etica professionale e avere un po' più di professionalità e senso di rispetto proprio della persona,
noi stessi, ma rivolto anche ai clienti. I tavoli, io, signore, non mi ricordo come si chiama, lavanderia? Fabrizio. Toglierei le tovaglie, un tavolo lavabile, accessibile e sanificato il più possibile al ogni momento che il cliente si alza e che cambia il tavolo. Uno. Due, ecco, su questo dei tovaglioli su yoshibori, presente gli yoshibori giapponesi, che comunque sono come delle lavette arrotolate per bene, messe in un sacchetto mezzo sottovuoto, sterilizzate, che hanno già comunque all'interno una parte di disinfettante. Quando il cliente arriva glielo si porta con la pinzetta e lo metti giù sul tavolo, uno se lo apre, lo lava e lo pulisce e lo porti via, lo butti in un cestino che la lavanderia il giorno dopo o dopo due giorni te lo ripropone. E il tovagliolo, secondo me, fatto da lavanderia, fatto in un modo molto carino, molto simpatico, tendenzialmente, chiaro, si aggiungono costi, si aggiungono lavori, sarebbe un po' da mettere quasi uno per uno o ogni due, e un po' un sacchettino mezzo chiuso, sterilizzato, in poche parole. E da lì poi c'è tutto un susseguirsi di cose, ecco, perché quelli sono quelli che poi è molto più difficile, cioè devi cambiare tutte le tovaglie, rimetti giù la tovaglia, rimetti giù, c'è anche dei tempi abbastanza lunghi, invece lì con sanificatori, sterilizzatori di superficie, che potrebbe essere marmo o vetro, che ha meno, che non assorbono, e da lì poi si costruisce tutto l'insieme. Io sono per lo shibori e due tovaglioli leggermente a coppia, sterilizzati. Il plexiglass no, perché se io vado al ristorante con mia moglie, sono in macchina insieme, poi quando vado al ristorante non posso stare uno di fronte all'altro. Prego. Umberto, io da buon provocatore, che è il mio ruolo, sì? Direi... sappiamo anche che andare di runner piuttosto che altre realtà carine, i tavoli sono orrendi in molte strutture, sono anche di Luigi XV-XVI, quindi dove non posso operare con runner. Infatti volevo far intervenire Fabrizio sia come testimonianza di come si stanno muovendo i suoi di ospiti, cosa hanno scelto, e anche in questo caso qualche consiglio per come gestire appunto il tovagliato nella ristorazione in generale. In più, poi Fabrizio, se vorrà, darà un bel assist a Barbara, perché poi bisogna anche pulire queste sale. Vai Fabrizio. Allora, è diciamo interessante la proposta che diceva Umberto, legato appunto a queste lavette da portare, no? Che potrebbero essere così una chicca per sanificare, comunque da dare a chi poi si presta a pranzare. Per quanto riguarda il discorso del tavolo, allora, ritornando a quello che dicevo prima, noi come lavanderia forniamo un prodotto che è igienicamente a posto, di conseguenza io oggi come utente preferirei avere una coprimacchia o un tovagliolo. Poi, come diceva Umberto, c'è il discorso consegno, questo pacco è chiuso, si presenta in un modo sigillato che dà una garanzia in più, diciamo, sotto questo aspetto. Però, a quel punto, per quanto mi riguarda, la biancheria arriva che è sanificata, io la prendo, la metto, mi metto il mio coprimacchia o il mio tovagliolo, e lo vedo nella gestione della sanificazione più semplice, perché mi immagino che il tavolo vicino, pur che sia magari a 2 metri o a 3 metri, cioè io devo mandare lì qualcuno con la Barbara di turno, con i suoi spruzzini, con chiaramente poi anche a questo punto cosa vado? Con lo straccetto come lo vedevamo prima, lo straccetto che diventa nero ed è sempre quello che pulisco, no? Dovrò andare con una confezione ed un panno in microfibra, come mi spiega Barbara, no? Sigillato con tutti i miei prodotti, però rischio di nebulizzare nell'aria, cioè prodotti che se oggi stiamo su quello che ci dicono che Barbara sta facendo la sua lotta, magari trovi quello che usa la candeggina, quindi comincia a spruzzare e lì a quel punto nel ristorante uno, cioè già poca gente c'è, rischia, mentre vedo più pratico il discorso del coprimacchia, del tovagliolo, ma che sono argomenti con cui parlo anche rispetto alla domanda che mi hai fatto tu, Alberto, sul fatto della
di appunto di confrontarsi, perché ci stiamo confrontando, no? Quindi lo vedo con la coprimacchia e il tovagliolo pratico, perché comunque c'è l'aspetto, no? C'è anche quell'aspetto che dicevi tu, magari anche del tavolo che non è presentabile, ma più lo vedo più che altro su un discorso della pulizia ed igienizzazione del tavolo, che lo lascerei, diciamo, alla fine della giornata, o comunque in un momento separato, o a seconda poi di come lavora uno, a mezzogiorno o alla sera, comunque in un momento a fine lavoro che faccio un'igienizzazione, e a quel punto arriva Barbara che adesso ci spiega per l'igienizzazione del tavolo cosa, o i suggerimenti che può dare appunto lei sotto questo aspetto. Allora, sicuramente. Allora, prima di darti l'assist, Barbara, perché anche questa è una cosa importantissima, che noi quattro che siamo proprio presenti abbiamo anche a che fare con chi ci deve modificare un po' il manuale di sicurezza, dall'HACCP al DVR, eccetera, eccetera. Prima volevo fare una domanda secca a Fabrizio, ma poi passo a Barbara. Fabrizio, mi dicono che moltissimi hanno pensato al coprimacchia tessuto e non tessuto, però poi subito i nostri responsabili della sicurezza hanno detto no, perché non basta, perché la tovaglia sotto potrebbe essere toccato e contaminato. Mi dai qualcosa, qualche suggerimento su cosa stanno facendo i tuoi clienti prima di passare a Barbara? I miei clienti chiaramente stanno ragionando su un prodotto che non è ma nell'ottica di non dimentichiamoci quello che stavamo facendo prima, quindi cercare anche di entrare in un'ottica di prodotti riutilizzabili, quindi un riuso, e di conseguenza oggi, come ti sto dicendo, cioè i clienti stanno sicuramente facendo i ragionamenti che diceva Umberto, relativi a dire uso, cosa uso, igienizzo, non igienizzo. Dall'altra parte, io quello che mi sento di dire è quello che vi ho detto prima, cioè il discorso che io arrivo con una tovaglia che, non dimentichiamoci, è igienicamente a posto perché ha subito un protocollo e una procedura, quindi tu al tuo cliente puoi dimostrare che quella biancheria è lavata secondo le norme quanto viene richiesto. A quel punto io la metto su un tavolo, ci mangio io, uso il mio tovagliolo, tolgo tutto, e a questo punto ho un tavolo che posso ricoprirlo con una tovaglia o con un coprimacchia, un tovagliolo, pulito e igienicamente a posto. Poi il discorso dell'utilizzo del monouso, chiaramente uno può decidere di andare in quell'ottica, però c'è tutto il problema dello smaltimento, che anche lì dovremmo farci delle domande, tutto questo monouso dove cavolo andiamo a smaltirlo? Quindi già non ci sono le mascherine, non ci sarà neanche lo spazio smaltimento. Prima facevamo fatica a smaltire quello che avevamo, figuriamoci dopo. Quindi questo giusto per aprire un attimino così, ecco, anche a questi aspetti che forse oggi magari ci si dimentica tutto, ma dobbiamo cercare di rimanere e di ricordarci comunque di queste cose. È ovvio che io perché dicevo coprimacchia e tovagliolo? Perché la tovaglia è ovvio qualcosa magari in questo punto che può essere in più, magari è la chicca che vai a abbellire il tavolo, lo vedo più in un'ottica di praticità, magari è un elemento in meno, perché poi giustamente se no cosa fai? Tutte le volte, come diceva il ragazzo prima nella domanda, se metto il monouso però lascio una tovaglia, tolgo il monouso sotto la tovaglia, è ovvio che non è igienicamente conforme rispetto a quello che ci stanno dicendo oggi. Dovrebbe essere più metto, tolgo, e metto qualcosa che è sicuro, lo tolgo e do all'ospite nuovo qualcosa di sicuro nuovamente. Sì, sì. E qua, Fabrizio, cosa ne pensi qua? Ma tovaglia più coprimacchia ad ogni cliente può andare? E i costi dove li mettiamo? Bravo, è il discorso dei costi, è ovvio, è quello che ho detto prima, tovaglia, coprimacchia, giustamente, tu dici, i costi li mettiamo bene, metto coprimacchia, cioè, faccio il minimo sindacale per garantire comunque un'igiene, magari non ho, perché comunque dobbiamo pensare, no? Tutto quello, come per quanto riguarda il letto, dici, il bed runner o il cuscino a reddito, togliamolo, quindi quello che è superfluo, è ovvio che in questa fase magari ci sta che va tolto. Qui la mia appunto
mia spiegazione rispetto a quello che diceva Umberto, che può essere un percorso, era appunto, io dico, uso un po' prima anche, uso il mio tovagliolo, poi ci definiamo i discorsi della confezione, ma per dar sicurezza o meno, però è già un prodotto sicuro, perché dietro c'è una certificazione, c'è una documentazione, perché a questo punto qui non è l'ho lavato, l'ho fatto, cioè che cosa ti devo dire più? Ti porto un prodotto che se è gestito correttamente, e chiaramente poi io quando arriva al ristorante non è che lo metto assieme allo sporco o lo metto in un posto, è un prodotto che arriva confezionato, lo apro, ce l'ho in sala e man mano io riutilizzo, il cameriere lo prende e lo mette sul tavolo, lo prende e lo mette sul tavolo. Immagino che il cameriere le mani, visto che stiamo parlando di igienizzazione, di guanti, di tutto, lui sta rispettando tutti i protocolli, quindi quella biancheria arriva sul tavolo che è perfetta, cioè, esatto, diciamo, non è giusta, è corretta della, cioè, diciamo così, che c'è proprio un percorso giusto. Questa è la bravo. Poi dopo, per esempio, a livello, questo è il mio pensiero, sì. Ecco, scusami Barbara, poi anche a livello sui tavoli, per esempio, anche lì già erano già leggermente scomparsi sale, pepe sul tavolo, questa roba qui, perché tendenzialmente la cucina e noi chef di cucina dovremmo già far uscire dei piatti che hanno già il suo equilibrio, il suo giusto condimento. Poi al limite, in questo caso qua, proprio si va lì con il pepe, il sale, eccetera, per chi lo chiede, quindi va un po' eliminato. Poi direi che anche a livello di mise en place e a livello generale di apparecchiature del tavolo vanno anche e vanno considerate assolutamente lo stile del ristorante, la tipologia di servizio che uno può dare e che tipo di ristorante tu sei. Se tu sei un Michelin star, lì le caratteristiche le devi avere. Se sei un ristorante, diciamo così, un pochettino più da bistrò, un po' più easy, un po' più facile, allora ti è anche più facile svestire, diciamo, il tavolo e mettere solo il tovagliolo e mettere il minimo indispensabile. Quindi io credo che anche lì ognuno di noi deve misurare su quello che sono le proprie caratteristiche del ristorante e cercare anche comunque di mantenere, ecco, io manterrei quelle filosofie, quelle caratteristiche, chiaramente sempre dando poi delle riflessioni, cioè se riesco a fare così piuttosto così, il run, la tovaglietta, il tovagliolo, lo shibori quando arrivi, così hai già tutti disinfetti le mani, tu già il cliente, quindi è un po' un'aggiunta, è un pochettino più una responsabilità, un po' più un'accortezza che tu al cliente devi dare, e lì le lavanderie devono adattarsi in un modo velocissimo per avere poi un servizio perfetto, pulito, impeccabile. Poi chiaro, se poi dopo tu lavanderia gli consigli le cose fatte come si deve, poi lui le tovaglie le mette sotto scala sopra il frigo, no, funziona. Vabbè, ecco, chiudo la parentesi. Io a questo punto cercherei un po' qualche consiglio, ma anche qualche provocazione per Barbara, perché chi ha la fortuna di avere un arredo, tavoli, sedie e quanto per il servizio del ristorante, penso che Barbara fra poco ci dirà come. Ma dove ho un ambiente ancora, diciamo, non antico, diciamo un po' tradizionale, con quelle sedie di velluto. Quindi nella prima fase Barbara sicuramente ci potrà aiutare in 3 nanosecondi. Ma dove ho questo ambiente pesante, tendoni, queste sedie di velluto, ad ogni cambio ospite cosa faccio? Butto via la sedia che faccio prima o la volta buona per cambiare l'arredo e fare un bel prestito in banca, visto che i soldi ci sono? Vabbè, ci potrebbe essere un intervento della comunità europea per cambiare le sedie di velluto, che ne so. È un po' più semplice. Sono i virus. Vai Barbara. Esistono i virucida, si spruzzano, sono dei prodotti comunque spruzzini, si nebulizzano semplicemente sui tessuti. Quindi per i tessuti esistono i prodotti. Il problema è che per pulire, se io guardo, viaggio molto l'Italia, tutti sapete che cosa faccio, quindi viaggio molto in tantissimi alberghi. Ovviamente quando vengo chiamata per risolvere un problema, quindi è normale che trovo le cose che non vanno. Quando vedo pulire un tavolo in una sala colazione, o addirittura ho visto il banco frigo, si chiama quello che ha la cupola e sotto ci sono gli appuntati, con lo spray dello spolvero,
però nulla di HTTP, allora voglio dire, bisogna effettivamente fare un'adeguata formazione al personale, inclusi i camerieri di sala per le colazioni, per i ristoranti, non so, credo che si chiamino sempre camerieri di sala, su come si pulisce un tavolo, perché ho uno strumento da buffet, da per i caldi, per i freddi. Allora, nel momento in cui si cambia l'abitudine, si utilizza un prodotto per fare le pulizie, che sia anche HACCP, utilizzerò quei disinfettanti che già esistono, perché nelle cucine dovreste averne, HACCP. Pertanto non è complicato pulire un tavolo dopo la colazione o un tavolo dopo il ristorante. La scelta della tovaglia, del runner, della tovaglietta, quelle sono situazioni che vanno viste economicamente. A prescindere, il tavolo a un certo punto andrà pulito, le sedie andranno pulite, il buffet andrà pulito, tutto andrà pulito. Bisogna semplicemente usare prodotti professionali e non andare a prendere l'altro che costa quel centesimo in meno che tanto va bene uguale. Bisogna veramente entrare nella cultura della pulizia. Per quanto riguarda sicuramente i tessuti, insomma, il velluto, ci sono parecchi alberghi anche molto belli da vedere, perché anche se è un po' pesante come ambiente, in certe situazioni però è proprio il bello, è proprio questo. In alcuni alberghi, no? Se andiamo in montagna, in Trentino, e ti vedi questo legno, questi velluti, sono meravigliosi. Certo è, bisogna imparare ad aspirare a fine turno, a fine giornata, quando si chiude il locale, aspirare bene le poltrone, aspirare bene eventualmente le panche, che difficilmente vengono effettivamente pulite per bene, perché se spostiamo i cuscini delle panche troviamo gli animaletti dell'estate scorsa. Allora, i tessuti ci sono in aria appositi per i tessuti. Ovviamente non si può fare durante la giornata, perché se vado ad utilizzare un atomizzatore o una macchina ad ozono per completare e arrivare dove con le mani non ci posso andare, devo farli in orari in cui non ci vivono le persone. Bisogna vedere anche se è fattibile utilizzare, secondo il tipo di tessuti che abbiamo, che disinfettante sto utilizzando, un disinfettante che mi macchia il tessuto, quindi bisogna veramente affidarsi a venditori di prodotti chimici che ti fanno da consulente, non da ti vendo pur di vendere, perché abbiamo sempre la scelta: o abbiamo la persona preparata e lo sappiamo se è preparata perché l'ascoltiamo, o abbiamo quello che se prendi questo ti do in omaggio quest'altro, abbiamo capito che questa persona vuole solo vendere. Allora, le poltrone si possono pulire, si possono disinfettare, bisogna semplicemente scegliere i prodotti giusti. Sicuramente non si potrà più vedere persone, addetti, che puliscono quattro tavoli con lo stesso straccio sporco. Non è veramente più possibile fare questo tipo di pulizia, che già prima era sbagliata, perché quello che mi viene da dire è che alla fine, oltre alla normale pulizia, oggi abbiamo bisogno di passare un disinfettante per minimizzare la presenza di questo virus. Ma noi dovevamo già saper pulire prima. Il nostro modo di lavorare non dovrebbe cambiare, dovrebbe esserci un'aggiunta di un passaggio di disinfettante. Purtroppo la pulizia è sempre stata pensata come quella cosa che basta passare uno straccio e va bene, e quindi effettivamente nasce il problema. Perché? Perché sfido di trovare già ai piani l'80%, voglio essere brava e preparato, e il 20% no, ma voglio proprio essere brava. È esattamente il contrario. E nelle sale colazione, nelle sale ristoranti, mi sento ancora peggio, perché il cameriere di sala che ha studiato per portare il tavolo, per apparecchiare bene una tavola, per portare un bel piatto, per saper portare 872 piatti, che io non so come fanno, poverini, però sono bravissimi perché sono equilibristi, ecco, non sono proprio pure. Quindi la pulizia è una cosa che manca, la buona pulizia è una di quelle cose che manca saper fare, sono veramente poche le persone che lo sanno fare, perché si pensa ingenuamente, voglio dire ingenuamente, che tanto basta passare uno straccio e la cosa è fatta.
Cosa si può fare? Sicuramente si deve studiare. Deve studiare, studiare molto semplicemente. Si deve leggere che cosa abbiamo in mano. Quanti di noi leggono le etichette dei prodotti? Quasi nessuno. Perché esiste la scritta sull'etichetta? Perché quando compro un buon vino mi metto a leggere la storia del vino e quando compro di questo. Eh Cioè. beh, sì, è vero, è vero, è vero. Qua si apre il mondo. Beh, io direi in modo provocatorio, così già siamo a un'ora e passa, quindi i nostri followers che ringraziamo sono ancora lì collegati ai loro Bene, schermi, bene, quindi bene. bravissimi. Io poi appunto sono sempre il provocatore perché sono uno dei numeri. Io mi sono divertito personalmente. Se dovessi cambiare una tovaglia da 60 centesimi qua in battuta. Il mio spray da 12 euro di riuscita mi costa quindi 12 euro, che corrisponde a 80 spruzzate, che corrisponde a 14 centesimi. Quindi dove metto questi costi? Cioè, già andavo in mezzo a pensione a 7 euro, se ogni volta che si alza una persona 15 centesimi, tovaglia, eccetera. Ma questa è un'altra puntata, era un modo provocatorio. Provocherei invece. Umberto, con Sì. l'INAIL, divertiamoci un pochino. Qua c'è una cosa bellissima che io ho gradito. Vanno eliminati modalità di servizio a buffet o similari. Bah, che vuol dire? Umberto, Vuol dimmi tu, dire dimmi, aiuto. vuol dire tutto e vuol dire niente. Lì, quello che voglio dire è che hanno messo questo capitolo proprio per, come si dice, per mettere le mani avanti e per pararsi. Per paravento, no? Quindi io ve l'avevo detto, non usate il buffet perché il buffet è tutto quello che va a contaminare, che è quello che è più difficile da gestire, è quello che è più difficile proprio da tenere sotto controllo. Però certo, è la cosa più difficile da tenere sotto controllo. Però, come dicevamo prima, cioè, siccome tutte le cose, come diceva Barbara, siccome tutte le cose vengono fatte con una giusta procedura, con dei giusti prodotti per pulire, per sanificare, per conservare i prodotti e nello stesso tempo non riempire le cose talmente tanto, ma bensì giusto misurato su quello che è poi la presenza del cliente che tu o dell'ospite che tu c'hai, sia al breakfast, sia che a un buffet lunch, a un business lunch e tutte queste cose qua. Beh, allora a questo punto dovremmo tagliare poi via tutti questi aperitivi alla milanese che sono lì tutti sul bancone, arrivederci e grazie, non troverai mai più. Quindi cosa vuol dire? Che si può modificare l'aperitivo con una combinazione. Tu devi crearti il tuo menù. Faccio un esempio molto stupido: gin tonic con tre piccoli stuzzichini che ti vengono in automatico portati dal cameriere, dalla cucina. Già si fa in certi posti, già si utilizza in certi momenti. Quindi credo che da una parte, come si dice, l'INAIL dice Inghilterra, non diciamo Gran Bretagna, però la sostanza è sempre la stessa: responsabilità, sanificazione e avere la sicurezza alimentare. Questa è la cosa più importante, secondo me. Sicurezza alimentare, poca contaminazione e seguire le procedure che chiaramente vanno poi non buttate lì con un decreto di 150 pagine, ma probabilmente discusse anche con degli addetti ai lavori, con delle associazioni e delle fondazioni, eccetera, di categoria dove loro possono darti delle indicazioni. Poi, chiaro, accontentare tutti non ce la faremo mai, perché poi dopo io ti dico il buffet no, perché è qui, però poi dopo magari vado ad asciugare i bicchieri col tovagliolo che ho sbarazzato il tavolo. Allora, cioè, ditemi voi dove sta, dove, qual è la differenza, anzi. La trovi subito la differenza. Quindi ecco, ci sono delle modalità di comportamento e qui, secondo me, è molto importante per noi che siamo persone che formiamo, che diamo formazione, facciamo informazione. Bisogna aggiungere un capitolo o due sul comportamento da tenere durante un servizio, durante lo sbarazzo e durante la conservazione degli alimenti e del cibo. E anche poi nel momento e delle modalità proprio di pulizie. E nello stesso tempo, quando ricevo la biancheria, ci deve essere una procedura ben specifica, non deve restare sul carrello fuori in mezzogiornata, deve entrare in un armadio, possibilmente di acciaio e non di legno, che venga poi sottochiuso, controllare bene i pacchetti che non siano leggermente rotti e che comunque c'è la garanzia di sicurezza. Ecco,
procedure. Io credo che sì, lì le hanno messe anche a livello di provocazione, però io vorrei fare proprio una metafora, un paragone. Quando un pilota di aereo sale sull'aereo, non è che guida sempre lo stesso aereo. Quando sale su un pilota, sale sull'aereo della cabina di comando, comincia a cosa apre? Un libro, apre un manuale. I flap, il carburante, le luci, l'aria condizionata, è questo, i freni, ecco. Lo stesso è quando siamo noi. Task list, job description ben specifiche, ben precise per la cucina, per il lavapiatti, attenzione, l'abbiamo sempre snobbati perché tanto scrollano giù il cibo e se ne vanno, però nel scrollare giù il cibo nel bidone e lo metti nella lavastoviglie, e lì anche le aziende adatte al lavaggio devono avere molta più cura, e nello stesso tempo loro ce l'hanno anche la cura, ma è anche l'ultimo, il ristoratore, l'albergatore, il bar, eccetera, che deve avere, non dico la super lavastoviglie da Superman, però una lavastoviglie che funzioni, una lavastoviglie che ci abbia il detersivo giusto per sanificare e il detersivo giusto per brillantare, e che funzioni la lavastoviglie quando esce il bicchiere tendenzialmente è già asciutto, non c'è bisogno di metterci il tovagliolo che il cliente si è pulito la bocca 5 minuti fa. Ecco, formazione, Umberto, cultura nel seguire le procedure. Allora Umberto, per andare in chiusura, visto che siamo già circa un'ora e un quarto, siamo qui, poi ci mollano proprio i nostri followers, diciamo. Tu che sei un chef di altissimo livello, ormai già ti conoscono e rappresenti appunto un servizio di ristorazione di qualità, sia come chef che come food and beverage manager, diciamo. È possibile fare una ristorazione di qualità in questa situazione? Sì, è possibile, per il semplice fatto che io ti dico una cosa, io avendo lavorato molti anni in Asia, molto anni, in specifico in Giappone, tutto quello che noi abbiamo detto fino adesso, noi oggi, quelli l'hanno fatto già per 1000 anni, cioè il tovagliolino sanificato e questo qui sotto vuoto, e ti portano una cosa alla volta, il buffet c'è, anzi no, non c'è, però io ti spiego, quindi quando tu arrivi ti portano prima una cosa, poi un'altra, ti tengono seduti un po' di più e automaticamente proprio ti danno un servizio. Ristorazione di qualità oggi sì, è il momento giusto per cambiare. È il momento giusto, come si diceva, come si parlava con dei colleghi, oramai da 50 giorni che tu sei chiuso in casa, devi anche pensare una modalità, devi avere più resilienza nel creare i tuoi menu, nel creare il tuo stile di cucina e nel ricercare quello che sono i prodotti che abbiano più sicurezza alimentare. Quindi possono essere il made in Italy al 100%, perché sei sicuro che la tracciabilità, slow food e tutte queste società di categoria e i vari consorci ti possono garantire, poi riesci a rintracciarlo in un modo abbastanza veloce. Quindi io dico di sì, la puoi fare, la devi fare e la devi pensare molto bene e cercare di, quello che voglio dire in una frase molto banale, molto stupida, che a volte ripeto sempre, cerchiamo di togliere il superfluo e teniamo il significato. Il significato è la cucina, l'igiene, la poca contaminazione e la bellezza di stare seduto a tavola e mangiare qualcosa di buono, cotto al momento, in quel momento lì. Questo è, togliamo il superfluo, che sono tante cose, ma teniamo il significato, che è quello ospitalità, sicurezza alimentare e oggi purtroppo, forse è meglio, poca contaminazione, molta più responsabilità. Quindi per chiudere, salutando tutti voi ospiti, potremmo dire che il Covid in qualche modo ha aumentato o aumenterà la qualità nella ristorazione e nella struttura alberghiera? Porta attenzione là dove noi ci eravamo scordati di controllare, automaticamente portando l'attenzione là dove noi la davamo per scontato con lo straccetto che usi dopo 3 giorni che hai pulito 50.000 tavoli, l'asfalto e anche, diciamo così, la lampada, automaticamente, questo è, siamo arrivati lì che dobbiamo avere proprio un codice di comportamento. Sì, devo dire che il Covid-19 ci ha posto l'attenzione, ha rimesso il focus là dove si dava per scontato, che poi dopo alla fine, voglio dire,
è la cosa più importante, perché io non mangerei mai, tu saliresti su una macchina sporca, oppure mangeresti con un tavolo sporco, oppure col tovagliolo con il rossetto sopra, o col bicchiere che c'ha il segno ancora del vino rosso di ieri. No, vedi, ecco, questo è fondamentale. Cioè, riporta l'attenzione, ce lo sbatte proprio in faccia a caro prezzo, con tutti i morti che sono successi, le difficoltà che avremo e che comunque le avremo ancora, comunque dovremo cambiare delle modalità. Ripeto, togliamo quello che è il superfluo, ma teniamo il significato, quello vero della cucina, dell'ospitalità e di mangiare in un posto sano, pulito e sereno. Tanto viene bene a tutti, ci divertiamo di più tutti, anziché stare ancora in casa perché invece usciamo fuori, ma in un modo responsabile, in modo sicuro. Quindi, concludendo, possiamo dire, rimoduliamo i nostri costi, sì. Facciamo una buona sanificazione, diciamo, delle ottime pulizie con Barbara, sì. Rimoduliamo anche i nostri ingredienti con lo chef, quindi un buon piatto all'italiana, e scegliamo un partner certificato con Fabrizio. Possiamo concludere così? Sì. Esatto. Sì. Assolutamente. Ok, sì. A voi i saluti, Barbara. Quindi, Barbara, ringrazio Barbara per il suo intervento, è sempre poco il tempo che abbiamo, ma è questo. Io vi ringrazio tutti, e se avete domande continuate a scrivere, perché noi comunque continueremo a rispondere. Fabrizio, grazie del tuo prezioso intervento sulla certificazione 1465, che fino a ieri erano dei numeri all'otto, invece oggi abbiamo scoperto, esatto, anche questi. Grazie Fabrizio. Grazie a tutti voi per la possibilità, appunto, di comunque di confrontarsi, perché il confronto porta sempre a migliorare, e aggiungerei appunto a quello che ha detto Umberto che, diciamo, andando avanti, la professionalità, che forse è quella che avevamo perso un po', perché come diceva Umberto prima, a scuola mi dicevano, no, cambiati il vestito, fai questo, fai quell'altro, quindi la professionalità, penso che alla fine questo Covid ci riporti ad essere un po' più professionali tutti, ad approcciare le cose con più professionalità, e poi alla fine sappiamo cosa dobbiamo fare se affrontiamo le cose in questo modo. E per concludere, a scuola con Umberto Vezzoli. Che ne dici, chef? No, beh, sì, io grazie mille, è sempre un piacere, comunque il confronto è la strada, è l'unica strada per poter poi crescere, per poter trovare delle sinergie, trovare delle linee guida importanti, perché siamo tutti addetti ai lavori, e nello stesso tempo io direi proprio che ci vuole sempre comunque informazione, formazione, conoscenza e competenza. Buona cucina a tutti. Ok, alla prossima puntata con le nostre quote rosa, venerdì prossimo. A presto. Grazie a tutti. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.